Breve video per spiegarvi quello che è successo al congresso italiano di farmacologia che si è svolto a Roma recentemente. In questo congresso si è parlato tantissimo dei nuovi farmaci contro l'obesità. Per ora i farmaci presenti che utilizziamo noi specialisti sono l'Orlistat, poi un'associazione di naltrexone e bupropione e un farmaco nuovissimo che è un ormone che è un liraglutide e simula la presenza di un ormone, di un enterormone che entra in circolo quando noi stiamo mangiando e va a dare al cervello senso di sazietà, fa diminuire l'appetito, migliora l'eliminazione del grasso. Da questa famiglia di farmaci che si chiama incretine stanno nascendo nuovi farmaci contro l'obesità, ma anche contro il sovrappeso. Ovviamente un sovrappeso che è magari complicato da ipertensione, dislipidemia, diabete. Ci sono nuovi derivati dal capostipite che è la liraglutide e sono delle molecole appena approvate anche dalla FDA americana, che sono sempre più potenti contro l'obesità e che stanno dando dei risultati in alcuni casi anche incredibili, tanto da pensare di sostituire addirittura questi farmaci alla chirurgia bariatrica. Sono farmaci che sono ancora alcuni in fase sperimentale, però noi endocrinologi di tutto il mondo siamo attentissimi a tutte le evoluzioni, a tutti i minimi upgrade che riceviamo su questi farmaci. E sicuramente vi terrò aggiornato. Ovviamente il mio pensiero principale è per le donne in menopausa, che sono la fonte del mio studio e che mi danno delle grossissime soddisfazioni come risultati sia nel campo dell'obesità sia nel campo dell'eliminazione di alcuni disturbi gravi della menopausa, però l'obesità rimane sempre comunque una mia passione e che con questi nuovi farmaci finalmente avremo a disposizione veramente delle armi micidiali contro la malattia dell'obesità. Ciao, ti tengo aggiornato.